Benvenuti alle ricette di comproincampo.it. Mi chiamo Raffaella e sono la titolare dell'agriturismo Frasca Sant'Anna di Asolo. Oggi vi propongo la mia ricetta, lasagne tricolori. Per questa ricetta sono necessari: per la pasta 200 g di farina tipo 00, 2 uova, un pizzico di sale, mezzo cucchiaio di olio d'oliva. Per il ragù di verdure, una carota, due gambi di sedano, una zucchina, 200 g di piselli, una cipolla, mezzo peperone rosso o giallo, due cucchiai di olio di oliva, sale grosso e pepe quanto basta. Per la besciamella, 100 g di farina, 100 g di burro, un litro di latte, noce moscata e sale quanto basta. Per assemblare le lasagne, 200 g di formaggio Montasio, una manciata di formaggio grana e qualche fiocchetto di burro. Setacciate la farina, formate una fontana ed in mezzo aggiungete uova, sale ed olio. Impastate il tutto fino a quando otterrete una pasta liscia e compatta. Lasciate riposare l'impasto per mezz'ora. Nel frattempo preparate il ragù di verdura. Dopo aver lavate e tagliate tutte le verdure a quadrettini, fatele saltare in una pentola antiaderente con due cucchiai di olio d'oliva a fuoco vivace per 5-6 minuti, aggiungendo sale e pepe quanto basta. Spegnete e mettete il coperchio e fate riposare. Prendete l'impasto che avete precedentemente preparato e tirato con il mattarello fino a formare delle sfoglie sottili. Riempite di acqua salata una pentola in cui farete cuocere le sfoglie ottenute per circa un minuto al momento del bollore. Quindi togliete dal fuoco, stendetele ad asciugare in un canovaccio pulito. In una pentola a parte fate sciogliere il burro, aggiungete la farina e mescolate il tutto, quindi un po' alla volta aggiungete il latte caldo e portate a bollore la besciamella per 2 o 3 minuti circa. Aggiustate di sale e a piacere noce moscata. Mettete sul fondo di una teglia qualche fiocchetto di burro, proseguite con uno strato di lasagne, uno di verdura con qualche cucchiaio di besciamella, quindi un altro strato di pasta in cui vi distribuirete sopra la besciamella con qualche pezzo di formaggio Montasio tagliato sottile. Procedete con vari strati fino ad esaurimento di tutti gli ingredienti. Terminate con la besciamella, una manciata di formaggio grana e qualche fiocchetto di burro. Infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Togliete dal forno, lasciate riposare per 10 minuti e servite. Buon appetito a tutti! Per oggi è tutto. Raffaella della Frasca Sant'Anna di Asolo vi ringrazia. Vi dà l'appuntamento alla prossima ricetta di comproincampo.it. Arrivederci e grazie!